Melegnanese, il 49enne colonnello del 3° Reggimento Bersaglieri, Giacinto Parrotta, si trova in Afghanistan da oltre 2 mesi nella delicata provincia di Herat. Con i suoi uomini è impegnato nella ricostruzione di quell'area dilaniata dalla guerra. Ad un amico sangiulianese, Luigi Sarzi Amadè, ha scritto: "Qui ad Herat tutto prosegue bene e i bersaglieri del terzo sono tutti entusiasti di questa nuova esperienza." Come gruppo provinciale di ricostruzione, il 3° Reggimento Bersaglieri ha una grande responsabilità nel settore sviluppo e ricostruzione per tutti i 16 distretti della provincia di Herat. Per quest'anno, 2011, sono in programma un totale di 46 progetti già avviati e che speriamo di poter completare entro la fine del nostro mandato, il 31 marzo 2012. Si tratta di 16 scuole, 8 ambulatori sanitari, pozzi d'acqua, piccoli edifici per strutture governative, eccetera. Il progetto più importante è il terminal passeggeri dell'aeroporto di Herat, per un costo di circa 600.000 euro, che attualmente è al 60% come stato di avanzamento lavori. La città di Herat è una città in continua crescita. I villaggi degli altri 15 distretti periferici, invece, sono quelli che più hanno bisogno per migliorare le loro condizioni di vita. Noi stiamo facendo il possibile per raggiungere i villaggi più lontani, per conoscere le loro esigenze e portare il nostro aiuto. Le soldatesse che vedi nella foto hanno il compito di rapportarsi con il mondo femminile afghano, capire le esigenze delle donne e supportarle per la difesa dei loro diritti. Pochi giorni prima di Natale, nella sede italiana della missione di pace, Parrotta ha improvvisato un divertente spettacolo di magia per i figli dei lavoratori afghani della base. Il tutto completato dal presepe allestito dai militari italiani e dal coro natalizio della Brigata Sassari, che hanno riscosso anch'essi un notevole successo. Il nuovo anno porta certamente speranze anche grazie a questi nostri concittadini ammirevoli.